Adesso vi faccio vedere l'altra immagine. Allora, l'altra immagine è particolarmente interessante perché qua si tratta di una trinità, di una triade. Dea, Dio e il bambino piccolo, quindi potremmo dire un Dio bambino. Ed è praticamente una triade del XVIII secolo. Tra l'altro, poi in realtà la dea è molto più alta del Dio. Ed è stata praticamente trovata nella zona di Acemoğlu, che siamo sempre comunque in Anatolia, quindi in Turchia. Allora, praticamente questa è una delle prime immagini che noi abbiamo di Trinità, di Triade. Anzi, adesso ve la inquadro anche perché prima che qualcuno dica che non è, prima che qualche monoteista di passaggio dica che non è vero niente, come vedete qui la parola Triade. Qua, siamo qua. Dovreste riuscire a vederla. Allora, questa è l'immagine che testimonia, se mai ce ne fosse ulteriore bisogno, che il concetto di Trinità ovviamente non è un concetto che si inventano i monoteisti, in particolar modo i cattolici o comunque i cristiani evangelici, perché comunque ci sono alcuni cristiani che ad esempio non credono alla Trinità, ad esempio gli antitrinitariani piuttosto che i testimoni di Geova, proprio perché in realtà la Trinità non è un concetto biblico. La parola Trinità non si trova neanche nella Bibbia, la parola Trinità è semplicemente una parola che i cristiani hanno scopiazzato dai culti pagani, perché in realtà erano proprio i culti pagani che avevano trinità di divinità. Ad esempio avevano le tre dee, oppure ad esempio nel caso dell'induismo potremmo citare anche la Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva, o piuttosto la Trimurti femminile, quindi Lakshmi, Durga e Sarasvati per dire, ma potremmo citare anche la Lalita Tripura Sundari. Appunto sono i pagani che avevano delle trinità, delle triadi di divinità. Potremmo citare anche Iside, Osiride, Horus per dire, o Iside, Serapide, Horus. Queste trinità molto spesso erano o con la dea, il dio e il bambino piccolo, oppure erano delle trinità comunque di tre dei maschili o di tre dei femminili. Potremmo citare Allat, Manat, Al-Uzza per dire, in ambito pre-islamico. Quindi questa immagine qui testimonia ancora una volta che la Trinità non è un concetto cristiano e soprattutto che nelle Trinità pagane c'era dentro anche un concetto di Dea, non solo di Dio Padre e di Dio Figlio. Rinquadriamo per l'ennesima volta prima che qualcuno dica che non è vero niente, perché poi quando io dimostro queste cose con abbondanza di prove mi aspetto anche che poi ci siano i soliti commenti cretini dei soliti monoteisti che ovviamente i libri non li aprono mai, non sanno neanche che cosa sia uno studio mitologico, comunque uno studio archeologico, poi però sono pronti ovviamente a offendere tutte le persone che in realtà i libri li aprono, quindi inquadriamo che gli Ittiti già a partire dal XVIII secolo a.C. avevano fatto questa immagine di Trinità divina, con ovviamente dentro un concetto di Dea, eh.